Buongiorno, siamo al liceo artistico Einaudi di Magenta con il professor Carmelo Losardo e qui ci sono i ragazzi che stanno preparando l'opera che poi verrà sistemata nell'unità senologica. Ecco, Carmelo, ci sono i ragazzi al lavoro qui. Quando sarà pronta il Ma lavoro? direi anche settimana prossima, insomma, il lavoro che stiamo realizzando è stato selezionato appunto dalla dottoressa dell'ospedale e stiamo realizzando questo, magari puoi inquadrare, stiamo realizzando questo bozzetto che è stato appunto selezionato, ma sono tutti interessanti. Questo è il nostro banco di lavoro, abbiamo fatto tutte le prove cromatiche, come ovviamente attinenti all'opera che stiamo realizzando, e i ragazzi sono qui, Adesso magari andiamo a disturbare i ragazzi. perfetto, sentiamo loro Stanno lavorando con un impegno notevole, quindi non, magari se ci aiuti, sì. ecco. Ragazzi, allora chi di voi vuole dire qualcosa? Lorenzo, il lavoro che abbiamo scelto di Lorenzo. Ciao, Ciao. cosa stai facendo? Ciao, sono Lorenzo e sto lavorando al progetto dell'ospedale. Certo, e cosa raffigurerà questo progetto? Ah, dei fiori. Dei fiori, lo scopo è quello di rendere un po' tranquillo, confortevole l'ambiente, l'area senologica dove solitamente si entra con non poca tensione e quindi l'arte, diciamo, aiuterà a rilassare le persone che dovranno affrontare una serie di problematiche. Complimenti, Lorenzo. Mentre qui abbiamo delle ragazze, se magari vogliono aiutarci anche loro, ecco, Sì, magari non lo so. vuoi sentire, non so, Clara, vuoi dire qualcosa? No, assolutamente. Ma neanche per idea, invece sì, dai, Giada, spiegaci un attimo cosa stai dicendo, cosa stai facendo, dai. Stiamo dipingendo dei fiori. Dei fiori, sempre per l'unità senologica dell'ospedale Fornaroli. Giada, come ti piace questa scuola? Sì, molto. E cosa farai dopo? Andrò a studiare moda e industrie creative alla IULM. Ah, complimenti, complimenti. Vedi, hanno già le idee chiare, oh, perfetto. Caterina, te che sei Ciao. bravissima, Allora, esserci. con questo lavoro è importante rendere un ambiente come l'ospedale, con i colori molto magari chiari, quasi intimidatori. Un ambiente più tranquillo e dove una donna che aspetta di ricevere una risposta che può essere positiva o negativa possa essere stimolata da pensieri positivi e accoglienti, appunto. Senti, voi conoscevate l'unità senologica dell'ospedale Mia madre lavora Fornaroli? lì, quindi sì, cioè Ah, la beh, conosco allora. molto bene, è un ambiente che conosco molto bene e quindi magari anche la causa mi coinvolgeva Certo, in primis, quindi magari te particolarmente. partivi da una posizione già Sì. di vantaggio, allora. Beh, hai scelto il liceo artistico perché ovviamente ti piace Sì, perché mi l'arte, piace l'arte e comunque perché. questo è un PCTO, un progetto in cui abbiamo la possibilità, per una delle prime volte a causa del Covid, di applicare questa nostra passione e questo nostro desiderio di diffondere un messaggio tramite l'arte anche in un posto pubblico come l'ospedale. Certo, complimenti, grazie. Grazie. Ciao Luca, anche te sei impegnato in questo lavoro? Sì. E cosa ci dici? Quali sono le emozioni che avete voluto trasmettere? Beh, sicuramente tranquillità, perché innanzitutto è l'obiettivo principale della sala d'attesa. E in particolare il mio lavoro si basa sulla vastità dei campi di grano e sulla donna che è immersa in questo ambiente che io personalmente trovo molto rassicurante. Va benissimo, grazie Luca. Grazie. E qui abbiamo tutti gli altri ragazzi e ragazze del liceo artistico Einaudi. Li salutiamo. Salutiamo il professor Losardo per l'ospitalità. Grazie a Ciao e voi. buon lavoro a tutti.